Ciao a tutti, benvenuti. No, che benvenuti. Ciao a tutti, sono in autostrada. Perché sono in autostrada? Sto andando da Milano a Bologna per fare una cosa che avrei veramente voluto evitare. Ieri sono tornato da Le Mans. La gara è andata molto molto male. Cioè, in realtà la prima parte era andata bene perché ero partito con il gruppo e ho fatto un po' di bagarre. Però dopo 7 giri il mio braccio destro è totalmente esploso per un problema comune a tutti i piloti, che si chiama sindrome compartimentale, che è, senza farvela troppo difficile, il muscolo del braccio si allarga talmente tanto che non ci sta più nella guaina che lo avvolge, e quindi vai in pressione, perdi un sacco di forza, di sensibilità, e non riesci più a fare niente. Ci sono operati un sacco di altri piloti quest'anno, Quartararo, Miller e un sacco di altri, non vi sto a fare la lista perché è lunghissima. Quindi sto andando a Bologna a farmi la visita per capire se è il caso di operarmi o no, perché veramente è diventato per me insostenibile guidare. Ok, vi ho skippato la parte della visita pre-operazione perché comunque non mi hanno lasciato portare dentro il telefono. Sono in albergo, è 00:40 e ora sveglia alle 5:20 perché alle 6 devo andare in ospedale e alle 7 mi operano. Sinceramente sono abbastanza teso perché non mi sono mai operato, quindi non è che sono troppo tranquillo, però boh, vediamo, provo a dormire e ci vediamo domani. Ok, la mattina dell'intervento, sono le 5:30 del mattino, mi preparo e poi vado in ospedale. Ok, siamo appena arrivati in ospedale, aspetto 10 minuti in parcheggio perché sono un po' in anticipo, giusto che così divento ancora un po' più teso, e niente, poi entriamo. Questa è la mia camera, mi hanno fatto il prelievo e niente, sono molto teso, tra poco arriva la dottoressa, mi fa un piccolo controllo e poi andiamo in sala operatoria. Allora, non so quanto queste parole siano derivate da droga post-operatoria, da morfina, cose del genere, o da me, però questo è il mio nuovo braccio e l'operazione è durata credo un'oretta. Sono veramente molto rincoglionito adesso, ma tantissimo proprio, infatti adesso dormirò, fa un po' male adesso, quando passerà l'anestesia farà ancora più male credo. E però dai, alla fine hanno tutto liscio, mi hanno addormentato, per fortuna non mi hanno fatto nessun tipo di puntura strana e li ho ringraziati all'infinito per questo, perché ho la fobia degli aghi. Il mio braccio nuovo spero che funzioni entro la gara del Mugello, mancano 9 giorni e via, full gas. Tra l'altro io sono entrato in sala operatoria con la mantellina, senza pantaloni, e mi sono risvegliato a letto con i pantaloni. Operazione vlog, ormai è quasi passato l'effetto dell'antidolorifico, non ho ancora male al braccio, ma mi sa che troppo finirà. Questo è il drenaggio, io adesso devo sforzarmi di aprire e chiudere la mano, la vedete rossa perché c'è del disinfettante. Questo è il mio comodino, tra un po' arriva la mamma che mi fa compagnia qui, non ho ancora potuto mangiare perché c'è il rischio di vomitare se io mangio troppo presto. Infatti un quarto d'ora fa ho avuto il permesso di bere, è troppo bello, perché non bevevo da mezzanotte di ieri sera, sono le 2:15 ormai, e quindi stasera dovrei cenare in modo normale, poi nanna e domani mattina si torna a casa. Andata, mi hanno dimesso, adesso ho questa bellissima fasciatura e devo cercare di muovere la mano. Mi hanno fatto 3 belle cicatrici che potrei lasciare nella prossima clip, come no, devo ancora decidere. Qui abbiamo l'autista che mi è venuto a prendere oggi, è stato come anche ieri sera. Prima ammetto che quando mi toglievano la garza che era un po' attaccata ai punti, le davo la mano e tenevo la mano in modo molto stretto perché avevo paura. Adesso vado a casa, devo fare almeno 3 giorni di niente e mi riesce molto bene, quindi farò Netflix, YouTube, Netflix e Netflix. Aggiornamento 72 ore post operazione, sono venuto in lavanderia a fare questa clip, infatti sono in mezzo a calzini eccetera, perché c'è più luce, il mio braccio inizia a funzionare, muovo la mano molto bene e riesco a prendere oggetti, come potete ben vedere queste sono le mollette, e inizia a funzionare veramente.
Adesso lunedì ho una visita di controllo con il chirurgo che mi ha operato. Il Mugello è tra 7 giorni e sinceramente, boh, vi dico, io sono molto fiducioso, spero che vada tutto bene. Vediamo, vi terrò comunque aggiornati, non so neanche quando finirà questo vlog, quindi ciao. Ah, ciao, niente ciao, perché io vi devo dire che, guardate, vedete, sono arrivate finalmente merch, le mie maglie, uscirà anche nera, usciranno le felpe, quindi state pronti, state prontissimi, perché adesso ci sono solo per me, ma arriveranno presto anche per voi. Adesso ciao per davvero. Ok, abbiamo saltato 2 giorni e che non vi ho fatto vedere niente perché non è successo di fatto niente. La mano, cioè il braccio, quello là bionico, quello con cui sto tenendo il telefono, sono tornato a Bologna in ospedale per fare il controllo. Quindi entro e se riesco vi faccio anche vedere qualcosa. Alla fine ieri mi sono dimenticato di farvi vedere cosa è successo dopo la visita. Non mi hanno lasciato registrare niente della visita, quindi niente, comunque ho detto che va tutto bene, mi hanno dato degli esercizi di stretching da fare. Oggi sono a Misano, non posso girare perché devo aspettare che si incolli tutto bene, ma dopo provo a salire in moto e vi faccio vedere. La situazione è questa, io in questo momento riesco a accelerare, a frenare. Bene, mi sono appena svegliato, vi ho saltato 2 giorni perché non è successo nient'altro di interessante. Sto sempre tenendo il telefono con il braccio operato, ormai funziona, raga, quindi io adesso vi faccio vedere. Chiudo il bagagliaio perché sto andando al Mugello. Siamo accompagnati da Clio di Borsoi, grazie mille. E noi partiamo verso il posto più bello del mondo. Ok, sono arrivato in stanza. Vi ho skippato la parte in cui arrivavo in circuito e in cui ero nel paddock, perché come ben sapete da regola d'orna io non posso farvi vedere quello che succede dentro il paddock, dentro in pista ovviamente. Posso farvi vedere delle foto e questa era la foto del mio braccio oggi in clinica mobile, che è stato medicato. Domani mattina arriva il momento della verità, quindi nella prossima clip o in quella dopo ancora vi dirò come guidare con i punti e con il braccio nuovo. Bene, ho fatto ritorno nel luogo più luminoso della casa, ovvero la lavanderia. Eccoci qua in mezzo a panni e calzini. Alla fine la gara del Mugello è andata così così, sicuramente il braccio è migliorato tantissimo, non ho più avuto quel problema, anche se non nego che il fatto che venerdì, dopo la caduta che avete appena visto, si sono aperti i punti e quindi non è stato proprio simpatico, perché hanno dovuto ridarmeli in clinica mobile. Io sono agorafobico, quindi ha dato molto fastidio, ma grazie alla clinica mobile, e comunque poi la cicatrice bruciava un pochino. Abbiamo avuto altri problemi, più che altro sono io che devo prendere esperienza ed imparare, perché appunto non sto più facendo il campionato europeo o la MotoE come l'anno scorso, ma sto facendo il campionato del mondo Moto2, ovvero sono tra i migliori del mondo. In gara sono arrivato 19esimo, stiamo lavorando tantissimo con il team, che ringrazio veramente tanto, e ci stiamo impegnando, loro stanno facendo di tutto per farmi crescere, io sto facendo di tutto per cercare di entrare nel loro sistema di lavoro, e sono sicuro che più andremo avanti con le gare e più ingraneremo, quindi andremo sempre più forte. Voglio ringraziare tantissimo tutte le persone che hanno contribuito a sistemarmi il braccio, quindi in primis ai 3 dottori che mi hanno sistemato, Arfilli, Rotini e Fontana. E poi ovviamente voglio ringraziare tutto il mio staff, tutte le persone che mi stanno attorno, da mio papà, il manager e veramente tutte le persone che mi hanno dato una mano, perché senza di loro non sarei mai riuscito a operarmi, non sarei mai riuscito a farlo in tempo, non sarei mai riuscito a farlo dove l'ho fatto, ovvero ospedale privato Villa Laura a Bologna, che è una clinica top. Grazie mille a voi che mi guardate sempre. Adesso diciamo che sono un po' tornato, perché ho una pausa dalle gare fino a settembre, facciamo. Quindi tornerò a postare un po' su YouTube. Di conseguenza ricordatevi di attivare la campanellina, iscrivervi al canale se non siete già iscritti, seguirmi su Instagram e niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!